figli miei, sono queste le ultime parole pronunziate da Padre Pio mentre veniva accompagnato dalla sedia a rotella, sulla sedia a rotella, dopo che ebbe il collasso nell'ultima celebrazione del 22 di settembre 1968. Queste parole che egli ha rivolto ai suoi figli spirituali. Quella data del 22 settembre 1968 però è ricordata anche come data di commiato da noi suoi confratelli, dai figli spirituali e dai membri dei gruppi di preghiera. I figli spirituali di Padre Pio nacquero per caso, senza un progetto. Infatti, quando il mistico del Gargano salì definitivamente a San Giovanni Rotondo il 4 settembre 1916, si trovò immerso in un luogo ideale per lui, posto solitario che favoriva il raccoglimento, la preghiera e la meditazione. Perciò subito si innamorò di quell'angolo di paradiso, distante circa 2 chilometri dal centro abitato. Ne trasse gran sollievo anche il suo fisico, assai provato da focolai di microbi all'apice destro, con lievi soffi al sinistro. Questa era stata la diagnosi del medico di Foggia di Sant'Anna. Cos'è avvenuto dopo l'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo? Molte anime desiderose di seguire più da vicino Cristo cominciarono a chiedergli la sua guida spirituale, esperta nonostante i pochi anni di sacerdozio e nello stesso tempo anche materna. Incominciò allora a insegnare a pregare vicino al fuoco comune nella foresteria, formando così senza volerlo il primo gruppo di figli spirituali. La sua parola calda e ispirata cominciò a far breccia nei loro cuori. Così nacquero le prime figlie spirituali, un manipolo di anime assidue, fedeli e immancabili, destinati a crescere spiritualmente a dismisura. Ne ricordo solo alcune che possiamo trovare nel terzo volume dell'epistolario di Padre Pio. Russo, Rachelina, le sorelle Vendrella, Paolina, Vittorina, Elena e Filomena, Fiorentino, Giovanna e Lucia, Ricciardi, Maria, Cascavilla, Maddalena, le sorelle Campanile, Lucia, Maria Anna, detta Nina e Rachelina, Longo, Girolama e tante altre persone. Come le formava Padre Pio? Padre Pio formava queste sue figlie spirituali con conferenze comunitarie, tenute quasi tutti i giovedì e le domeniche, nel corso delle quali dettava i principali mezzi per vivere una vita di cristiana perfezione. Cosa dovevano fare? Voleva che tutti facessero la meditazione quotidiana sulla passione di Gesù, praticassero l'obbedienza, frequentassero i sacramenti della confessione e comunione. Voleva inoltre che da esse si sprigionasse il profumo delle virtù, specialmente quella della purezza e della modestia. A coloro che chiedevano di diventare suoi figli spirituali, Padre Pio per prima cosa rispondeva: «Vi accetto, purché non mi facciate fare brutta figura». Che cosa avveniva? Che cosa significa questa risposta? Questa risposta significa che Padre Pio se li prendeva come figli spirituali diventando loro padre, ma nello stesso tempo voleva che vivessero richiedenti da veri figli. Cosa dovevano fare allora questi figli spirituali? Cerco di sintetizzare in modo che si possa più facilmente memorizzare. Ai suoi figli spirituali, Padre Pio pretendeva che si rispettassero almeno 6 insegnamenti. Quali sono? Affidare totalmente al Signore la propria vita e la propria vocazione. Amare con tutta l'anima la Santissima Trinità e la Vergine Maria. Partecipare all'offerta di Gesù nella celebrazione eucaristica e cibarsi di Lui.
essere poveri nello spirito, puri di cuore, giusti, pacificatori, miti, arrivando ad accettare la persecuzione per la giustizia. Mettersi tramite il silenzio interiore ed esteriore in contatto diretto con Dio, pregando, ascoltando e seguendo gli impulsi dello Spirito Santo. E infine considerare la sofferenza come propizia occasione per tenere compagnia a Gesù sulla croce e così imparare ad amare. Quindi vivere ed avere figli spirituale significa mettersi sul giusto piano per accogliere Dio, vivendo un'esistenza di grazia, di carità e di virtù. Significa che dallo stimolo, esempi e parole di Padre Pio dobbiamo meglio capire e apprezzare l'opera redentrice di Cristo vivendola. Questo è il concetto di figliolanza spirituale e nessun altro. Ed è verso coloro che si comportano in questa maniera che Padre Pio, la mattina del 22 settembre 1968, volgendo il suo sguardo amoroso mentre con la sedia a rotelle veniva portata nella sagrestia, esclamava con un fil di voce: «Figli miei, figli miei!» E a questi figli faceva due raccomandazioni. «Desidero che i miei figli spirituali siano assolutamente salvi in paradiso». E soprattutto ai più generosi diceva: «Figli miei, aiutatemi a soffrire. Aiutatemi a salvare le anime. Non chiedete nulla per voi, ma tutto per le anime, affinché queste si salvino». Per coloro che volessero diventare figli spirituali di Padre Pio c'è una possibilità. Che cosa bisogna fare? Bisogna fare una richiesta al convento nostro di San Giovanni Rotondo. Poi dai frati sarà spedito un formulario. Si dovrà riempire quel formulario, se si è d'accordo, perché ci sono delle condizioni ben precise. Quando questo formulario viene recepito e arriva da noi frati di San Giovanni Rotondo, si diventa figli spirituali. Se poi si è San Giovanni Rotondo, ciò si ottiene facilmente chiedendo qual è il luogo ben preciso per potersi iscrivere tra i figli spirituali di Padre Pio. Invece i gruppi di preghiera di Padre Pio, che ormai sono conosciuti a livello mondiale con un proprio statuto, sono sorti come risposta a un desiderio del Papa Pio XII, che durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente 18 febbraio 1942, lanciò l'appello a tutti i fedeli dicendo: «Pregate, pregate, pregate. La preghiera è la chiave dei tesori di Dio, è l'arma del combattimento della vittoria per il bene contro il male. Che cosa non può la preghiera? Adorando, propiziando, supplicando e ringraziando? Abbiamo bisogno di forti e serrate falangi, di uomini e giovani che, tenendosi strettamente uniti a Cristo, almeno ogni mese ricevano il pane di vita e inducano altri a seguire il loro esempio». A questo appello accorato del Papa ha risposto Padre Pio organizzando una crociata di preghiera. Riunì i suoi figli spirituali e disse loro: «Diamoci da fare e rimbocchiamoci le maniche. Rispondiamo per primi a questo appello del Romano Pontefice». Dopo un cammino si arrivò a questa risposta e incoraggiamento di Padre Pio all'anno 1947. Però ufficialmente i documenti ufficiali della formazione del gruppo di preghiera di Padre Pio l'abbiamo dal settembre 1949. Qual è stato l'iter per questi gruppi di preghiera di Padre Pio? I fedeli cominciarono a riunirsi sotto la guida dei loro sacerdoti e dopo 10 anni di vita ebbe il loro primo convegno nazionale a Catania il 12 settembre 1959,
presieduto dal cardinale Giacomo Lercaro. Questi gruppi furono definiti da questo cardinale un richiamo alla necessità di Dio, delle sue certezze e speranze, della sua carità e della sua grazia, una professione collettiva di fiducia nella fraternità amorosa del Signore, un vincolo di fraternità. I gruppi si propagarono in tutta Italia e nel mondo e c'era un dottore, dottor Sanguinetti, che con tanta gioia e commozione accendeva una stellina luminosa sulla cartina geografica, lì dove sorgeva un gruppo di preghiera. E in breve quella carta geografica pullulò di mille luci, di mille stelline. Oggi vi chiederete quanti gruppi di preghiera nel mondo ci sono. Sono circa 3.000. Per diffondere questi gruppi, Padre Pio incoraggiava i suoi figli spirituali ad essere testimoni della preghiera, a diventare vivai di fede, focolai di amore, nei quali Cristo stesso è presente ogni volta che ci si riunisce per la preghiera e per l'agape fraterna, sotto la guida dei loro pastori e direttori spirituali. A tutti ripeteva in ogni occasione: non stancatevi mai di pregare, questa è la cosa essenziale. La preghiera fa violenza al cuore di Dio, ottiene le grazie, è l'arma migliore che abbiamo, è una chiave che apre il cuore di Dio, è la forza unita di tutte le anime buone che muove il mondo, che rinnova le coscienze, che conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che dona forza morale e cristiana rassegnazione all'umana sofferenza, che espande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Vi domanderete perché si chiamano gruppo di preghiera di Padre Pio, perché Padre Pio, oltre ad essere l'ideatore, è stato anche il primo instancabile sostenitore e apostolo, che si è servito della preghiera e del gruppo di preghiera come mezzo di santificazione di apostolato, capace di trasformare in cristiana la sua società. Il gruppo di preghiera di Padre Pio al suo tempo hanno spaccato e trasformato i duri sassi del Gargano in gemme di carità per i poveri ammalati nel corpo, costruendo in modo speciale la casa sollieve della sofferenza. A noi uomini e donne degli odierni gruppi di preghiera di Padre Pio, un compito ancora più arduo, cioè non spaccare i duri sassi del promontorio del Gargano, ma quelli ancora più duri dei cuori degli uomini, incominciando dal nostro, per trasformarli in fonte di fede e di carità ardente e operosa. Sia lodato Gesù Cristo. Per te ogni pena per render pura.
speriamo di starti accanto e vivere la tua gloria per sempre. Ci rallegriamo di ogni nostra fatica, di ogni